Per affrontare una curva parte chiaramente tutto da prima, quindi partiamo dalla staccata. Ciao a tutti ragazzi, e con Gorini che tira fuori il manganello. Si può neanche fare pisciatine in pace. Vi diamo il benvenuto in questo nuovo video. Oggi quindi, primo episodio, la curva. Vabbè ragazzi, noi ci ragazzi, cercate di supportarci però, perché noi ci impegniamo. Iscrivetevi a questo cazzo di canale, che almeno no, andiamo in vacanza. Ma è un fatto di... cioè, andiamo a Travone in Brasile. Vedere come ci passano. Io so che è pesante dire tutte le volte iscrivetevi, non iscrivetevi. Però se lo fate una volta, poi non lo diciamo più noi. Allora ragazzi, come promesso, cerchiamo... Stop! Proveremo a portare un video un po' più tecnico, con l'aiuto di Andrea Gorini, che insomma, qualche ciao, gara di io, europeo l'ha corsa, e quindi un minimo di esperienza ce l'ha, e io non sono nessuno, ma qualcosina me la cavo. E quindi, ripeto, non prendete come legge quello che diciamo. Diciamo che noi vi diamo il nostro contributo tecnico-sportivo, ma non è che noi vi diciamo come fare, semplicemente vi diciamo come facciamo. No, se sei un fenomeno tastiera che hai voglia di commentare, commenta. Commenta. Il tuo commento sarà costruttivo per gli altri che lo leggeranno, non per noi, perché noi non... E dici come fare? Noi abbiamo date 20 anni che corriamo, ci siamo bella che rotti il cazzo. Se tu vuoi commentare con un commento da fenomeno di tastiera, fallo. E perché quindi, è giusto che lo fai. Niente, ripetiamo, non siamo istruttori, non è legge quello che diciamo, cerchiamo. Però va fatto come lo diciamo noi. E quindi niente, oggi vi portiamo la curva, una curva classica con un canale che si può trovare in una normale giornata di allenamento, ma anche magari in qualche gara di livello regionale. E quindi niente, speriamo che questi consigli possano essere utili soprattutto per quelle persone che si approcciano per le prime volte in pista, che comunque sia non hanno fatto troppe gare e che magari possono essere aiutate da questi nostri consigli. Tra poco escono le magliette nuove con logo nuovo, ragazzi. Abbiamo ribrandizzato, abbiamo investito soldi cash. E quindi niente, adesso quando escono, poi dopo le vedrete. Allora, sicuramente ragazzi, per affrontare una curva parte chiaramente tutto da prima, quindi partiamo dalla staccata. La staccata in questo caso presenta qualche buca, non eccessiva comunque, chiaramente dove passano tutti le buche sono maggiori, quindi passare o all'interno o all'esterno evita sicuramente di prendere delle buche. In questo caso il mio consiglio è di passare all'esterno in modo da raccordare meglio la curva senza perdere troppa velocità. Altro punto sicuramente molto importante è in staccata, mi raccomando ragazzi, in piedi, baricentro verso il retro della moto, quindi spostato indietro, e anche perché comunque in staccata, soprattutto in discesa, la staccata si fa principalmente con il freno davanti, quello dietro ci serve semplicemente per correggere la traiettoria. Quindi freno davanti importantissimo, l'altra mano con uno o due dita come siete abituati sulla leva della frizione, in modo che se dovesse succedere qualcosa, qualsiasi cosa, vi potete aiutare con la frizione. Spostandoci verso l'ingresso della curva, in questo caso il canale non è troppo profondo e sicuramente in piedi, tutta in percorrenza fino, per essere chiari, la fine della parte più chiara, in modo da avere una zona molto 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 veloce, scorrevole, con chiaramente il freno puntato davanti o quello dietro appunto per correggere la traiettoria. E nel momento in cui finisce la zona bianca, chiaramente ci si siede e si apre il gas. Mi raccomando, ci si siede quando si apre il gas. E in questo caso, quando poi ci andremo a sedere, la gamba sinistra, che sarà quella che andremo a appunto ad alzare, non deve essere mai troppo bloccata, in quanto se prendiamo per terra o comunque ci capita di dover impattare col terreno, la gamba troppo appunto tesa porterebbe troppo sulle ginocchia, quindi ci potrebbero avere dei problemi. Tanto un chiaro esempio su come non affrontare una curva.
generalmente dopo una scivolata si impreca. Spostandoci verso l'uscita di curva e nel momento in cui noi ci andremo a sedere sulla nostra moto, il gas non deve essere innanzitutto troppo accentuato, perché rischiamo sempre di far impennare la moto e di perdere aderenza. Sempre importantissima la frizione, soprattutto con le moto di piccola cilindrata, perché ci aiuta nel caso in cui la moto fosse giù di giri ad aumentare appunto i giri della moto e a uscire in maniera più rapida. Con il sedere ci portiamo nella parte anteriore della sella, non troppo verso il serbatoio, e nel momento in cui diamo il gas contraiamo l'addome in modo da non fare di questo quando acceleriamo, perché facendo di questo portiamo il peso indietro e quindi in questo caso soprattutto quando la pista tende a salire la moto tenderebbe a impennarsi. Con il piede esterno, mi raccomando, fate pressione sulla pedana, anche se sembrerà una cosa banale, è veramente importante. E durante tutte le buche che ci possono essere durante la nostra curva, cercate di assorbire maggiormente con la parte addominale e non fate lavorare troppo le braccia e chiaramente con le gambe agiscono sempre in maniera molto importante nella guida della moto. Niente ragazzi, nel video di oggi abbiamo perso una GoPro e speriamo che questo video vi possa essere piaciuto. Ripeto, noi non siamo degli istruttori, quindi non saremo noi a dirvi come si fa la cosa. Semplicemente qualche suggerimento, qualche consiglio. Tutto. Chiaramente ricordatevi che tutto viene comunque con l'impegno, la costanza, l'allenamento e la voglia insomma di provare e sbagliare, perché comunque sbagliando si impara dai propri errori, guardando anche gli altri, soprattutto comunque chi è più capace, e l'occhio vuole la sua parte. E niente, con questo vi dico, vi do una grossa buona fortuna e fate sapere poi anche se insomma i nostri consigli vi possono essere stati d'aiuto oppure facendo i coglioni che andate a scontare grandissime stronzate. Ma anche se fosse stato così, speriamo che vi siate divertiti. Brucia la passerina al nostro amichetto. È andata via la benzina perché non aveva chiuso bene il tappo. Primo consiglio, chiudere bene sempre questo clock, sierralo.